Sono a Dubai, evento globale di lancio Huawei. E ora vi porto dentro a scoprire le ultime novità del brand. Siamo dentro la sala, l'evento sta per iniziare. Thank you, James, and the personal trainer to comfort at your best. Your task, whether you're studying or working, without optical module, which significantly improves the visual experience of the display. Beautiful 14.2-inch screen has a high refresh rate of up to 120Hz and a super high resolution of 3.1K, 2.8K OLED screen. A uniquely beautiful and light body that is home to the latest generation of Intel processors. L'evento è finito, ora vi faccio vedere i prodotti. Questo è Huawei Watch P3, ve l'ho già fatto vedere nella recensione, c'è un video, non mi dilungo troppo, approfitto per farvi vedere magari queste colorazioni che sono leggermente diverse rispetto a quello che vi ho fatto vedere io. È il prezzo di 159€ e la sua autonomia fino a 10 giorni ad essere il punto forte di questo piccolo gioiello, secondo me. Questo è il nuovo Huawei Mate X Pro, che è veramente un bellissimo pezzo di tecnologia. Tra l'altro è estremamente sottile, sembra quasi un mock-up a tenerlo qui in mano e sollevarlo qui per voi. Si tratta di un ultrabook, se vogliamo chiamarlo così, anche se questa definizione è un po' passata di moda, ma pesa meno di un chilo ed è l'unico notebook in circolazione che pesa meno di un chilo ad avere anche un processore Ultra 9 di Intel. È più leggero di un MacBook Air, è molto sottile, come vi ho fatto vedere, 13,5 mm nel punto più largo, 4 nel punto più sottile. È stato completamente ridisegnato, ha una batteria più capiente del 17% nonostante la sottigliezza, ventole più grande del 22% e camera di vapore più grande sempre del 22%. Vi faccio vedere qui le aperture, vi faccio vedere tutti i vari connettori, vi faccio vedere anche da quest'altra parte. Il display è un 14.2 pollici, 93% la superficie coperta, questo grazie al fatto che è il primo con un OLED che viene ripiegato e quindi i bordi sono estremamente più sottili, un po' come succede per esempio su iPhone. Come vi ho detto, è disponibile anche in configurazione con Ultra 9. Non ho detto cos'altro, non ho detto del refresh rate fino a 120Hz, però più o meno avete visto c'è scritto un po' lì tutto. Vi faccio vedere qualche specifica: trackpad sempre enorme e ancora migliorato. Non vi ho detto i prezzi, abbiamo un Ultra 7 a 1.999€ e un Ultra 9 da 2.499€. Se volete qualcosa di più economico ma comunque estremamente ben fatto, questo è il nuovo MateBook 14 con display da 14.2 pollici, 2.8K ovviamente touch e ovviamente OLED. Tra l'altro qui ci sono le configurazioni di memoria, così ve le faccio un attimo vedere. 120Hz, supporto per M Pencil, quindi per la penna capacitiva di Huawei, e poi è per la prima volta con un display OLED, per la prima volta ovviamente per un MateBook 14. Questa è la nuova colorazione verde. Abbiamo poi qui le colorazioni, quelle più classiche, però devo dire è bello, qualcosa di decisamente diverso. Batteria da 70 watt-ora fino a 7 ore di utilizzo, supporto filtro luce blu e poi ovviamente troverete tutti i dettagli nell'ufficialità sul nostro sito. Ultra 7 è la configurazione migliore, ma come vedete c'è anche un Ultra 5, Ultra 5 a 1.099€, Ultra 7 a 1.399€. Vi faccio vedere mentre questa ragazza sta disegnando sul nuovo MatePad 11.5S, perché la nuova applicazione GoPaint è una delle novità su cui Huawei ha puntato di più. È una nuova applicazione per il disegno, che dovrebbe essere, diciamo, semiprofessionale, ed è installata per la prima volta sul nuovo MatePad 11.5S, ovviamente tablet con display da 11.5 pollici, risoluzione 2.8K, 144Hz di display e 87% di body to ratio, di screen to body ratio, scusate, quindi il rapporto fra il display e la superficie frontale. Solo 510 grammi, supporto per Nearlink Stylus, che è quella che viene utilizzata in questo momento per disegnare, ovviamente con possibilità
di avere la tastiera, quindi dell'utilizzo con tastiera, disponibilità e prezzi, €399, disponibile da giugno. Ecco qua, lo prendo anche un attimo in mano così ve lo faccio vedere, non solo utilizzato da qualcun altro, vi faccio vedere anche il design, molto gradevole e ovviamente con sempre la pencil che si aggancia magneticamente. Tra l'altro sono riuscito a fare tutta questa operazione con una mano sola, a dimostrazione che comunque questo sistema di cover tastiera è ben fatta, molto sottile, 510 grammi di peso, qui c'è un po' il riepilogo e ci sono anche le configurazioni, anche se appunto da noi arriverà in un solo taglio. Un secondo solo per farvi vedere le free clip che già conoscete ma in colorazione beige, eccole qua. Queste sono invece le nuove FreeBuds 6i, sono la caratteristica principale, il design è quello delle FreeBuds solite, questa è la confezione in viola. La novità di queste cuffie, vendute a €99 se non vado errato, controllate tutto sul nostro sito, è di avere la cancellazione del rumore di terza generazione che Huawei riservava solitamente soltanto alle sue cuffie di fascia più alta. Chiudo con il nuovo Watch GT4 in colorazione verde, prezzo di €229, e il nuovo Watch 4 Pro versione Space Edition con materiali di fino, metallo, ceramica e un cinturino rivestito in materiale super resistente, impossibile da graffiare, così lo definisce Huawei. Vetro zaffiro, nuove watch face, interfaccia rivista e aggiornata che abbiamo visto anche in parte nel Watch Fit 3 di cui trovate la recensione sul sito. Tutto questo a €649, che è lo stesso prezzo che aveva questo Watch 4 Pro nella versione classica al momento della sua uscita. E questa era ovviamente una rapida anteprima di tutte le novità di Huawei da Dubai. Trovate tutte le specifiche sul nostro sito, in modo che potrete capire tutto quello che c'è da sapere su questi prodotti. Io vi ho dato appunto soltanto una rapidissima carrellata. Se non l'avete mai fatto, e per non perdervi altre anteprime così, ovviamente iscrivetevi al nostro canale, attivate la campanella delle notifiche e noi ci vediamo a un prossimo video.